Una conferenza stampa a dir poco surreale, quella che si è tenuta ieri pomeriggio allo stadio Giovanni Celeste, con l'obiettivo di far conoscere alla città il futuro del tecnico Giacomo Modica. Ad aprire le danze il presidente Pietro Sciotto, inatteso alla vigilia, che con grande soddisfazione e con entusiasmo annuncia la riconferma del trainer nativo di Mazara del Vallo, ribadendo che al 101% sarà proprio l'allenatore siciliano a guidare il team peloritano nella prossima stagione. A smentire il patron però è stato proprio Modica, accontentato dalla società sotto il profilo economico, ma non per quanto riguarda l'aspetto tecnico, o almeno non ancora. Il trainer attenderà infatti la fine di questa settimana prima di prendere una decisione, sperando nella riconferma dello zoccolo duro del gruppo della scorsa stagione, a partire dagli esperti Bruno, Cassaro, Migliorini, Lavrendi e Ragosta. Sul Rosafio invece suonano già da tempo le sirene della Serie C, con il Catania che avrebbe fatto più di un sondaggio per accaparrarsi l'esterno italo-svizzero. Intanto il presidente Sciotto ha annunciato di voler presentare domanda di ripescaggio. Sì, certamente farò domanda di ripescaggio nella speranza che ci siano i requisiti per il Messina che vada in C. Appare sempre più vicino, intanto, l'ingresso nel club degli attuali soci del Città di Messina, con l'obiettivo di organizzare e solidificare la società anche in virtù di un possibile ripescaggio.